fanno ancora male! Cosa mi ha fatto quel ratto schifoso? Cazzo! Sparisci, squadrino! Ti ammazzerò, Rosfield! Ti strapperò il cuore! Ti taglierò un arto dopo l'altro! Calmati, Hugo. Il tavolo di certo non ti farà più alcun male. Ha cercato di umiliare me! Me! Non ti fosse intromesso! Sarebbe morto! Credi davvero che avresti vinto se lo scontro fosse andato avanti? Titano lo avrebbe ridotto in polvere! E come avrebbe fatto senza la sua preziosa testa? Sta zitto! Non eri abbastanza forte. E ti definisci un dominante. O meglio, ti definivi. Ti beffi di me, Harbard. Lo vedi, Hugo? Sei debole. Cazzo! Ma finché quella fiamma arde in te, la speranza non è ancora perduta. Potrebbe esserci ancora un modo per ottenere la vendetta. Dimmelo. Che cosa devo fare? Ti prego, farò di tutto, ma... dimmelo. Il cuore. Ovvero? Il cuore di un cristallo madre è la fonte più intensa di etere che possa esistere in tutto il creato. Magari potresti sfruttare la cosa. Naturalmente, il cristallo madre non è solito concedere la sua benedizione a chiunque. Ma tu non sei un uomo qualunque, non è vero? Hugo. Clive Rosfield ti ha rubato il potere, ma altri hanno subito una sorte simile e sono comunque riusciti a trovare la forza di invocare i loro Eikon. Come Benedicta Harman. Anche lei ha bevuto l'etere e ottenuto poteri oltre la comprensione umana. Davvero? Benedicta. Oh, la mia Benedicta. Oh. Lo farò, amore mio. Oh, io ti vendicherò. Adesso va, Hugo. Devi soltanto seguire la luce. Mitos è qui. Molto bene, sarà fatto. Lasciate che sia io a pensare a tutto, Vostra Maestà.
portati dai realisti da Cineria. Uomini bestia nell'esercito waludiano. Ma come diavolo è possibile? Ci hanno visti! Con me, Torgal! Vieni, Torgal. Kupka non conosce le mezze misure. Possedere il cristallo madre non era abbastanza. Ci ha costruito il suo castello. Che la prova abbia inizio. Che diavolo. Andiamo, Torgal.
ci aspettino. E così è questo il potere di Mythos. Ti sei dato da fare. Ma dove sei finito, Kupka? È nel santuario. Ci mancava questo. Speriamo che fosse l'ultimo. Benedicta, mia adorata, mi sei mancata così tanto. Kupka! Te lo prometto, amore mio. Non ci separeranno mai più. Ma chi li prende? Da lei! Benedicta!
Facciamo un tentativo. Niente male. Thank you.
Sei tu, Ultima. Cosa vuoi? La tua anima è lordata dall'inutile volontà umana. Eppure la tua brama di potere non vuole attenuarsi. Ad ogni sorso che fai, tu cresci in forza. E presto raggiungerai la perfezione. Non so di che stai parlando. Tu ci accetterai, Mythos. È inevitabile. Sei stato creato per questo scopo e dovrai presto adempirti. Mai! Capiamo. La volontà umana è così inconsistente da non esistere in isolamento. Mitighi la sua debolezza intrecciandola con la tua consapevolezza. Pensavamo bastasse privarti della volontà per reclamare il nostro ricettacolo. Sembra che prima dovremmo recidere ogni filamento di consapevolezza che la sostiene. Non importa. Non è ancora giunto il tempo di creare un nuovo mondo. Noi mediteremo. Grazie, Joshua. Non è possibile comandare il potere dell'etere affogando nel suo flusso. Come non è possibile vincolare le onde ergendosi sul mare. Pensavo che Yugo fosse più saggio, ma a quanto pare era soltanto l'ennesimo stolto. Titano era forte. Vostra maestà. Ma Mythos lo è di più. Per 5 anni è vissuto soltanto per vendicarsi. Aggrappandosi a una fantasia, anche se lo trascinava nell'abisso. Non si può cambiare la propria natura con un atto di volontà. Solo l'Onnipotente può farlo. Yugo Kupka. L'uomo che ha dato la vita per la testa di una donna. Uno sciocco, come tutti gli altri. La morte di un cristallo madre è una cosa così bella. Medicine, mio signore.
Unguenti, pozioni, tutto ciò che serve. Lasciami in pace, pezzente. O assaggerai un ceffone. Non tralasciate la vostra salute, mio principe. Se occorre mostrare ai Dalmec una prova di forza, potete affidarvi ai dragoni. Vi prego di invocare Bahamut solo come ultima opzione. La sua forza ha un costo troppo elevato. L'impero ha accettato un armistizio con la Repubblica, ma l'imperatore trama per distruggerlo. I Dalmec non hanno ancora sospetti. Finché potrò sostenere il loro sguardo, eviteremo la guerra. E più di tutto, Bahamut è il campione dell'impero. Quando il nostro popolo guarda i cieli, la sua vista gli infonde coraggio. Perdonami, Terence. Vorrei che fossi tu il mio padrone. Ma ahimè. Sarò sempre un vostro leale servitore. Se gli intrighi del Consiglio dovessero spingere la Repubblica a stracciare il trattato e sferrare un nuovo assalto, i nostri soldati avanzerebbero attraverso le isole centrali, ma non farebbero in tempo a evitare lo sfondamento delle difese meridionali e la conquista di Sponde Gemelle. La capitale si trasformerebbe in un campo di battaglia e morirebbero migliaia di innocenti. Non posso assolutamente permettere che accada. C'è una magra consolazione, almeno. Non dovrete combattere contro Titano. Cosa non darei per non combattere affatto? Chiedo scusa, Altezza. Che cosa c'è? Olivier è stato nominato imperatore! Questo che cosa significa? Gli ordini di mio padre. Quali erano? Su, parla! Sì, Altezza. Sua radiosità vuole che Vostra Altezza mantenga la posizione... Terence? Sì, mio principe. Devo andare a palazzo. Preparo la cavalcatura. E adesso che c'è? Perdonate l'intrusione, Altezza. Io ti conosco. Fermati! Ci troviamo in presenza della Fenice. Non vuoi bruciarti le dita, credimi. Spero di non disturbare. Per niente. Anche se ammetto che non mi aspettavo affatto un ospite così illustre. Quanti anni sono passati dalla cerimonia della memoria? 20? Pensavo foste morto. Parlo con un fantasma. Molti sostengono che lo sembro.
Ma no. Sono vivo. Per ora. Principe Dion dei Lesage. Devo raccontarvi una storia.